Buongiorno, siamo a Roma al Policlinico Universitario Campus Biomedico con il dottor Michele Guarino. Dottore, grazie di Salve, essere con noi dell'unità grazie a te. di gastroenterologia. Parliamo di una notizia che abbiamo letto molto importante della mappatura del microbioma. Per tanti anni si è parlato della mappatura del genoma umano e adesso si va a verificare quelle che sono invece le caratteristiche del microbioma, che sappiamo essere fondamentali per l'organismo e in particolare proprio per l'intestino. Cominciamo col dire proprio l'importanza dei batteri intestinali e che ruolo rivestono. Sì, grazie. Sicuramente il microbiota costituisce quello che è l'insieme dei microrganismi che sono contenuti nell'intestino umano, comunque nel nostro organismo. Diciamo è costituito principalmente da batteri, virus e miceti, che sono i funghi, i lieviti, e hanno delle funzioni molto importanti e sono anche numericamente molto molto importanti. Se consideriamo che nel nostro intestino abbiamo circa 1,4 milioni di miliardi di microrganismi Vero. e che il genoma, quindi i geni di questi batteri, sono circa 3 milioni. E i nostri geni, i geni di un individuo umano, sono circa 23.000, quindi questo fa capire come è importante il microbioma. Quindi il microbiota si intende l'insieme di microrganismi, il microbioma quindi quello che sono l'insieme dei geni di questi microrganismi. E quindi questo numero che le ho dato fa capire come è importante questa interazione. Le funzioni di questi microrganismi sono molto varie. Tra le più importanti abbiamo la digestione di alcune sostanze che il nostro organismo non è in grado, per esempio, di digerire, come il collagene, la cellulosa. Abbiamo funzioni importanti quali, per esempio, lo sviluppo del sistema immunitario. I batteri sono a contatto diretto del nostro intestino, e il nostro intestino è la fonte principale del sistema immunitario di un organismo umano. Altre funzioni sono quelle, per esempio, di produrre delle sostanze, aiutare la sintesi di alcune sostanze, come pensiamo alla vitamina K, che è indispensabile per la coagulazione del sangue. E poi ha anche una funzione proprio di barriera contro altri agenti patogeni, quindi batteri, virus, protozoi e quant'altro. Quindi sono delle funzioni fondamentali. Questo in quello che è l'equilibrio, in quello che è diciamo, il normale comportamento del microbiota intestinale, quindi in una condizione sana. L'alterazione di questo equilibrio, quindi di quelli che comunemente sono detti batteri buoni o batteri cattivi, può determinare uno stato quindi patologico, che si associa poi a diverse patologie. Ecco, parliamo appunto un pochino delle patologie gastrointestinali che tra l'altro sono in netto aumento e quindi sempre più si è alla ricerca di una terapia d'elezione, per così dire. Che ruolo possono giocare in questo senso, appunto anche i batteri intestinali? Ecco, i batteri intestinali hanno un ruolo fondamentale in molte patologie, principalmente l'apparato digerente. Il tutto è nato da evidenze abbastanza empiriche, ovvero il supplemento di quelli che prima erano chiamati fermenti lattici, ora sono chiamati probiotici, dava un effetto benefico su alcune patologie, principalmente il tratto gastrointestinale. Pensiamo tipicamente alla diarrea nei bambini, la diarrea da rotavirus, pensiamo alla diarrea del viaggiatore, ma anche in disturbi come la sindrome dell'intestino irritabile, oppure in alcune patologie infiammatorie dell'intestino. Pensi addirittura ora ci sono studi che stanno vedendo, questo ancora in vitro ovviamente, non nell'essere umano, che un effetto benefico di alcuni probiotici sulla malattia celiaca, perché alcuni batteri sono in grado di detossificare il glutine, quindi probabilmente si potrà anche arrivare a utilizzare, a Introdurre. introdurre, ecco, questi batteri. Ora è tutto ovviamente soltanto testato in vitro, però ecco, pensi quante prospettive ci possono essere. E torno alla sindrome dell'intestino irritabile. Una patologia che ha una prevalenza altissima nei paesi occidentali, pensi in Italia varia dal 10 al 20%, quindi assolutamente molto alta, con un'alta morbidità, assenteismo dal lavoro, quindi un impatto sulla qualità della vita e anche su quella che è la spesa sociosanitaria, ovviamente molto alta. I probiotici sono stati utilizzati in queste patologie con effetti benefici. Il problema ad oggi è che non sono studi
chiamiamoli molto empirici, non è stato testato un singolo batterio, sono stati testati una serie, diversi batteri, sono studi non controllati, non randomizzati, che hanno visto dei benefici, per esempio, nell'intestino irritabile, su quella che è la diarrea, l'alterazione dell'alveo, quindi anche sulla stipsi a volte, su quello che è il meteorismo, tipicamente presente nella sindrome dell'intestino irritabile, anche sul dolore addominale. L'obiettivo di quelli che sono le prospettive future, quindi gli studi della metagenomica, è quello di arrivare a definire qual è la componente, quindi, di questi microrganismi, qual è proprio la mappatura, quali sono questi microrganismi presenti nelle diverse patologie, perché probabilmente c'è uno sbilanciamento, ci possono essere meno batteri di un certo tipo o più batteri di un certo tipo, probabilmente meno, e quindi l'obiettivo sarà farmacologico, non di supplemento, non di integratore alimentare, ovvero sapremo attraverso i geni quali batteri mancano, quali batteri responsabili di una determinata patologia, e quindi potremo in qualche modo utilizzarlo come farmaco, quindi alla giusta dose, il giusto ceppo batterico, ma anche saperne l'efficacia e saperne anche la sicurezza, quindi esattamente quello che succede per un qualsiasi farmaco che viene utilizzato. E ad oggi questo fa capire quanto è importante questo. Pensi che l'NIH, che è l'Istituto Superiore di Sanità Americana, ha investito circa più di 150 milioni di dollari per questi studi di metagenomica. Quindi, accennato all'intestino irritabile, in qualche modo anche la celiachia, quali altre patologie potranno trarre beneficio in qualche modo da questa mappatura? Sicuramente questo è quello che abbiamo anche visto ora in un recente convegno che si è tenuto qui al campus, molto anche su patologie del fegato, quelle legate al fegato, come per esempio l'encefalopatia. Sappiamo che c'è un ruolo molto importante di quella che è la traslocazione dei batteri attraverso la mucosa intestinale, che porta in qualche modo all'encefalopatia, ma sempre più si sta dimostrando in molte malattie metaboliche, quindi parliamo dell'obesità, parliamo del diabete mellito di tipo 2. E pensi che un recente studio in una prestigiosa rivista americana ha fatto vedere come il trapianto di feci dei cavie grasse in cavie che hanno un intestino sterile fa sviluppare l'obesità anche nelle cavie che hanno un intestino sterile. Quindi questo ci fa capire come effettivamente un ruolo anche molto importante in queste patologie metaboliche. E poi comunemente si sa anche in un po' tutte le patologie che sono legate in qualche modo al sistema, all'attivazione del sistema, disregolazione del sistema immunitario, quindi come l'artrite reumatoide, come le dermatiti legate in qualche modo a una disregolazione del sistema immunitario. Il ruolo dei probiotici e dei prebiotici in questo momento è abbastanza vago, nel senso che la gente sa che fanno bene, però andare poi a individuare quale è più adatto o meno è un po' confuso. Vogliamo dare dei punti fermi rispetto all'uso dei probiotici, quando è necessario e come va gestito? Sicuramente, allora, probiotici, prebiotici, allora i probiotici sono appunto i microrganismi che ingeriti nel nostro organismo danno in qualche modo un effetto benefico. I prebiotici sono delle sostanze non digeribili che vengono utilizzati dai probiotici, dai batteri, come substrato per crescere. Attualmente c'è, come dice lei giustamente, un'eccessiva attenzione, ma non c'è assolutamente nessuna regolamentazione, c'è molta pubblicità anche come additivi alimentari, come sostanze e prodotti da banco, anche perché ovviamente non essendo ancora dei veri e propri farmaci sono venduti in questo modo. Il consiglio è che sicuramente rivolgersi anche in questo senso al medico se si pensa in qualche modo di dover curare una patologia. Allora non possiamo negare di assumere lo yogurt perché fa bene, ma fa bene anche perché è una sostanza che contiene proteine, che contiene calcio e contiene anche come additivi molto spesso dei fermenti lattici, ma lì parliamo di uno stato di salute. Quando parliamo di malattia, quando vogliamo utilizzare questi integratori da un punto di vista proprio curativo, sicuramente è importante rivolgersi al medico. E per esempio quello che dicevamo prima, nei bambini la diarrea da rotavirus è stata trattata con alcuni ceppi batterici, lì abbiamo degli studi, sicuramente necessitano ulteriori controlli, eccetera, ma abbiamo degli studi e sappiamo quale ceppo batterico può essere utilizzato.
Questo ovviamente il cittadino non possa averlo, in questo senso il consiglio del medico, non parliamo di prescrizione, parliamo di consiglio, può essere molto importante. E anche l'importanza che siano dei batteri che comunque agiscono a livello intestinale, perché spesso l'assorbimento invece si ferma a livello dello stomaco e quindi va in qualche maniera a essere esattamente, inutile l'utilizzo. Esattamente, sicuramente l'assorbimento intestinale è molto, varia molto dal tipo di batterio che viene utilizzato, dal tipo di fermento che viene utilizzato. Pensi che normalmente, questo per dire, lo yogurt, i fermenti che producono lo yogurt, quelli comunemente utilizzati, non sono, sono degradati dal pH acido dello stomaco. Pensi che questi batteri, che poi normalmente hanno, sono quelli che hanno generato lo yogurt, sono stati scoperti tanto tempo fa per un modo molto casuale, perché il latte era contenuto nei paesi orientali in sacche, in otri che erano fatti da stomaco o pelle di animali, che ovviamente quindi contenevano ancora batteri, e tutto ciò il latte diventava a questo punto yogurt per effetto della fermentazione di questi batteri. E quindi questi, quelli che specificamente fanno, producono lo yogurt, non sono, si è visto che non sono, sono degradati dal pH acido dello stomaco, tant'è vero che i normali yogurt che ora vengono commercializzati c'è sempre scritto con additivo di altri fermenti lattici, e quelli sono quelli che invece possono in qualche modo resistere all'ambiente acido dello stomaco e quindi arrivare nell'intestino, nell'intestino tenue e anche nel colon, dove ovviamente l'effetto poi benefico verrà attuato. La mappatura del microbioma chiederà tempo naturalmente, e quindi anche le terapie che potranno essere scoperte in questo senso. Nel frattempo la ricerca dove sta andando, cosa offre come ultime terapie per queste patologie? Guardi, più che come terapie probabilmente diciamo la ricerca sta molto andando avanti su definire qual è il ruolo dei batteri nella genesi di alcune patologie. Noi stiamo anche, la nostra università, il nostro gruppo sta conducendo degli studi che hanno visto come effettivamente anche nella sindrome dell'intestino irritabile, che sappiamo che circa un 30% di questi pazienti hanno avuto una pregressa gastroenterite batterica, quindi probabilmente anche nella sindrome dell'intestino irritabile c'è una genesi dovuta a un'infezione pregressa, e quello che abbiamo visto che e lì c'è un'alterazione ovviamente del transito intestinale, quello che abbiamo visto è che il muscolo intestinale del colon umano ha su di sé dei recettori in grado di riconoscere sia batteri patogeni, ma addirittura anche i Toll-like receptor 2, che sono i recettori che riconoscono i gram positivi, i normali lattobacilli. Quindi ecco perché probabilmente lo sforzo ora della ricerca, da un lato di stabilire, di mappare il genoma, ma innanzitutto di definire qual è il ruolo nelle patologie, perché in quel modo poi successivamente potremo integrare e potremo utilizzare i batteri come dei farmaci. Stavamo dicendo prima che le patologie gastrointestinali sono in forte aumento, molto spesso si attribuisce il ruolo dello stress, un ruolo primario nello scatenare delle patologie, diciamo più lievi naturalmente, non parliamo di patologie importanti. Al di là dello stress, quali sono invece i fattori di rischio importanti? Guardi, tra lo stress innanzitutto è qualcosa che concomita, no? Fa accentuare magari determinati sintomi. Nei disturbi funzionali si parla molto di ipersensibilità viscerale, quindi c'è un ruolo di quello che è l'asse, no? Intestino-cervello, e lo stress quindi in qualche modo può modulare questa ipersensibilità. Ma gli altri fattori di rischio sono sicuramente appunto la dieta alimentare, sono sicuramente i batteri, quindi l'alterazione, quella che si chiama disbiosi poi in fin dei conti, no? Un'alterazione tra di quella che è la normale flora batterica, e poi altre nelle patologie gastrointestinali sicuramente anche il fumo o comunque l'ereditarietà, la familiarità, quindi sono molto importanti. Ecco, proprio in questo senso stavo dicendo, la conoscenza anche appunto attraverso la ricerca di quelle che sono invece le origini può dar anche così il passo successivo a una prevenzione magari anche familiare? Beh, quello sicuramente, perché in alcune patologie infatti si sa che c'è una prevenzione, pensiamo al tumore, no? Al cancro del colon retto, parlo ovviamente da gastroenterologo, e si sa che c'è una familiarità. In alcuni casi, in casi più specifici, si parla di ereditarietà, ma sono molto più rari, ma c'è una familiarità, e quindi infatti la prevenzione è fondamentale. L'esempio tipico è il tumore del colon retto. A 50 anni e comunque anche prima, per chi ha una familiarità di primo grado, è in qualche modo suggerita una prevenzione.
E anche per le altre patologie gastrointestinali si potrà C'è una fare? familiarità, c'è una familiarità anche per altre patologie e in quel caso è un po' più complesso perché dovremmo andare a studiare comunque dei geni che sono associati e questo comunemente forse sarebbe anche più dispendioso di non provare a fare una diagnosi medica innanzitutto, quindi utilizzare test screening genetici per quelle patologie probabilmente non ha senso se non si ha Non si prima un apporta. sospetto clinico di una patologia. L'intestino è la casa madre, diciamo così, del sistema immunitario. Esattamente. Sappiamo anche che c'è un grosso problema ormai di antibiotico resistenza, piuttosto che di abuso anche di automedicazione. Come si può in qualche maniera proteggere e mantenere sano un intestino nella sua funzione appunto immunitaria? L'antibiotico è un farmaco, quindi sicuramente Esatto. va prescritto Infatti. dal medico, dallo specialista, comunque in base all'indicazione per cui va assunto l'antibiotico. Tant'è vero che un abuso di alcuni antibiotici, pensi, può portare a quella che si chiama la colite pseudomembranosa, che è una patologia molto invalidante che porta a diarrea anche ematica, quindi con anemizzazione, Certo. e che è quella per cui è stato utilizzato il famoso trapianto di feci. Ah, certo. E, diciamo, la patologia di per sé è dovuta proprio all'utilizzo di antibiotici, ovviamente per altre patologie, Chiaro. che altera la flora intestinale e quindi porta al sopravvento del Clostridium difficile. E appunto il trapianto di feci è stato la prima volta che è stato utilizzato è proprio per questa patologia, almeno sono ancora pochi i casi che sono stati testati, ma sembra avere un effetto benefico. Stavo accennando appunto al primo trapianto di feci che è stato effettuato per una patologia specifica. Sì, per questa Apre infezione. delle strade verso anche altre patologie o altre problematiche che potranno essere affrontate con questa metodica? Beh, questo sicuramente sarà sempre riferito a quelli che sono gli studi, una volta che avremo mappato i geni nelle specifiche patologie, probabilmente il trapianto di feci consiste in trapianto di microbiota. Certo. E forse più volgarmente fa anche più paura, ovviamente fa più Sì, impressione è vero. il termine, ma è un L'infezione. trapianto di microbiota. Tanto è vero che l'FDA americana, la Food and Drug Administration americana, ha in qualche modo limitato ora il trapianto di feci proprio perché deve essere ben testato il donatore dal punto di vista sierologico, da esami delle feci, perché non deve essere presente infezioni, ma deve essere utilizzato il trapianto come un vero farmaco biologico. Quindi studiare il donatore e sapere esattamente anche il ricevente qual è la giusta indicazione. Attualmente sono circa 50 i casi che sono stati eseguiti in tutto il mondo, di cui anche 3-4 mi sembra in Italia, a Roma e a Milano. E avviene attraverso proprio il prelievo di feci dal donatore, che vengono ovviamente centrifugate, sterilizzate e poi inoculate attraverso una coloscopia nel ricevente, nel colon destro, nell'ultima parte del colon per mezzo di una coloscopia. Sembrerebbe avere degli effetti positivi se pensiamo che la risposta a quella colite pseudomembranosa che accennavo prima, una prima infezione è molto alta la risposta agli antibiotici, quindi guarisce normalmente in questo senso. In una recidiva che avviene in circa un 30% dei casi, la risposta agli antibiotici è solo limitata a un 30%. Questi trapianti di feci hanno avuto una risposta quasi del 90%, quindi molto più elevata rispetto all'antibiotico, parliamo nel caso di una recidiva. Quindi molto promettente, è un primo modello, ma è molto promettente.